Buon pomeriggio, bentrovati in diretta MeTomorrow Live con voi fino alle 14.30, un'ora per parlare come sempre della Milano del futuro, della vostra Milano, della Milano che cambia. Lo facciamo ogni giorno su MeTomorrow, dal lunedì al venerdì in distribuzione nel pomeriggio a Milano. Una giornata speciale questa perché, come abbiamo anticipato ieri, insomma, è la giornata di Palermo Chiama Italia e anche Milano, insomma, come sempre si attiva con tante iniziative nelle scuole. Ne parleremo poi dopo con uno dei nostri ospiti, che insomma è un collaboratore di MeTomorrow, abbastanza, come dire, presente e poi molto attivo, diciamo, su questo tipo di iniziative. Sorride ancora con una delle ultime foto di Giovanni Falcone. Oggi 23 maggio, insomma, sono di fatto 26 anni da ciò che successe, insomma, a Capaci, che tutti, che tanti di voi sicuramente ricorderanno bene. Ne parleremo dopo. Perché? Perché oggi avremo una puntata un po' diversa dal solito. Noi parliamo sempre di locale, quindi parliamo di Milano, parliamo di quello che sta succedendo e che succederà in città, però insomma è una settimana molto importante per il governo della nazione, per quello che sta succedendo a Roma. Diciamo che è una settimana importante, credo ormai da 2 mesi, però oggi, cioè, effettivamente è una settimana importante, anche perché oggi dovrebbe esserci di fatto la convocazione di Conte, quindi di quello che dovrebbe essere il nuovo Premier. Teoricamente fino a ieri sera doveva essere forse più di Maio che Conte, poi magari verrà fuori qualche altro nome, però insomma oggi dovrebbe esserci di fatto la convocazione al Quirinale da Sergio Mattarella, e ne parliamo infatti già su metomorrow.it. E ci chiediamo quanta Milano nel governo giallo-verde, quindi ne parliamo proprio oggi, e ne parleremo nel numero di distribuzione. Oggi pomeriggio lo faccio con i miei ospiti, consigliere comunale in quota Lega, Max Bastoni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie. e chi ha parlato e ha approfondito per noi sia il tema Palermo Chiama Italia, sia i temi da affrontare in questo nuovo governo giallo-verde, Giovanni Seu. Ciao Giovanni. Allora Giovanni, partiamo intanto da dei temi, poi ovviamente approfondiremo qui con Bastoni, che quindi stuzzicheremo anche a livello nazionale. Ma quali sono i temi che Milano dovrà trattare, dovrà affrontare, cioè si spera vengano, insomma, affrontati nel nuovo governo romano? Mentre io ricordo a tutti che potete prenotarvi allo 02 39 35 22 14. I temi sul tavolo sono tanti, li ha ribaditi anche il sindaco. Allora Giovanni, credo ti manchi il microfono, quindi temo, esatto, che poi i nostri amici non ti possano effettivamente sentire. Quindi mentre sistemi il microfono, chiedo invece le ultime a Bastoni, se sa, insomma, dalla sua base, non so se direttamente da Matteo Salvini, ma quali sono le ultime romane? Beh, l'ultima è che alle 5:30 è stato convocato Conte da Mattarella, e quindi pertanto si presume che sia stato convocato per avere l'incarico di formare il governo. Anzi, sicuramente è stato convocato per questo. Quindi, pertanto, pensiamo che nelle prossime ore si avrà già un governo che viene definito giallo-verde, non lo so se il termine è quello giusto, però è un governo che si pone un programma molto ambizioso e pertanto anche difficile, forse, dicono in molti, però è anche un governo rivoluzionario. Il paese aveva bisogno, secondo me, di un governo che avesse il coraggio di cambiare il sistema, di cambiare il sistema dal punto di vista economico, sociale, politico. E quindi un governo, se questo governo riuscirà a fare quello che dice di voler fare, sarà una grande rivoluzione anche politica. Ecco Giovanni, quali sono alcuni dei temi che dopo l'incontro di quest'oggi alle 17:30, però insomma una volta che verrà ufficializzata la struttura del nuovo governo, quali sono i temi ovviamente che dovranno vedere necessariamente protagonisti Milano? Milano si aspetta molto da questo governo, sia in termini politici che in termini di sostegno finanziario. Tema che è rimbalzato parecchio in questi ultimi giorni è quello dell'autonomia amministrativa. Sono alcuni che si spingono addirittura a parlare di Milano come città-stato. Quindi da questo punto di vista ci si chiede che cosa il governo può fare per rafforzare ancora di più l'autonomia della città, visto che tra l'altro la città metropolitana in questo momento non si trova in
uno stato di salute eccellente. E come non si è mai trovata, peraltro, oggettivamente. Quindi questo è già un primo punto, che risposte possono arrivare da Roma. E poi c'è tutto il tema del sostegno alle tante iniziative che stanno andando avanti in città, uno su tutte, le infrastrutture, la metropolitana, il prolungamento della metro 5 sino a Monza, si parla del prolungamento della metro 1 sino a Baggio. Sono opere molto costose, richiedono centinaia di milioni. Che sostegno ci può arrivare dal governo? Ecco, noi abbiamo proprio, e ora ti faccio rispondere Max, abbiamo proprio riassunto nel numero di distribuzione oggi i temi aperti, come diceva giustamente Giovanni, poi li snoccioleremo ad uno, quindi il tema di città-stato, il tema della rete metropolitana, c'è anche ovviamente il tema migranti, soprattutto nel periodo dell'emergenza di un paio d'anni fa con l'arrivo dei profughi siriani, quando l'assessore Maiorino si impegnò poi in una polemica con l'allora ministro degli interni Alfano, accusato di non sostenere lo sforzo di Milano. La questione oggi meno problematica, però resta aperta. E poi l'esercito, il sindaco Sala lo ha chiesto da subito per la vigilanza antiterrorismo, la sua presenza però ha avuto anche una valenza di sicurezza urbana, come appare in particolare nella zona della stazione centrale. Poi piano periferie, nel piano di riqualificazione delle periferie un ruolo importante è giocato ovviamente dal governo, circa 250 milioni sono calcolati tra fondi del comune europei e quelli che arrivano dal governo. L'ultimo, insomma, non per forza meno importante, il fatto che Conte ha inviato, ricordiamo, al CIO le lettere di tre città per la candidatura delle Olimpiadi Invernali del 2026, Milano, Cortina d'Ampezzo e Torino. Bisognerà trovare una sintesi, il governo è probabile che sarà chiamato a svolgere anche qui un ruolo di mediazione, considerato che il CONI è sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Tra poco andiamo al telefono, prima proviamo ad analizzare un tema, da dove partiamo? Ma io penso che Milano, come un po' tutta la Lombardia, io sono anche consigliere regionale oltre che comunale, penso abbia necessità di uno Stato che riconosca alle regioni maggiore autonomia. E, è chiaro che all'interno di questa maggiore autonomia Milano ha un ruolo fondamentale, proprio perché voi l'avete definita, Milano avrebbe bisogno di un ruolo di città-stato, e questo noi lo diciamo da parecchio tempo. La città metropolitana, che è frutto di una legge che in realtà invece di dare più deleghe e maggiori poteri alla nostra città gliene ha tolti e di fatto l'ha resa quasi un ente come città metropolitana a rischio default. Ecco, noi dobbiamo rivedere la legge sugli enti locali, la famosa legge del Rio, cercando di dare più deleghe, più risorse, facendo in modo che la città metropolitana, cioè Milano, diventi veramente una città metropolitana. Poi voi l'avete chiamata città-stato, chiamiamola città-stato, chiamiamola città metropolitana, chiamiamola come volete, però è ovvio che Milano ha bisogno innanzitutto che vi siano più possibilità della gestione delle proprie risorse. In questo momento questo non avviene. Per esempio, parlando della città metropolitana, pensate un po', la città metropolitana ogni anno è costretta a chiedere un soccorso al governo centrale e alla regione Lombardia, perché sennò non sarebbe in grado di chiudere il bilancio. Non perché è un ente che è poco virtuoso, anzi Milano è virtuosissima come tutti gli enti che riguardano questa zona del paese. Purtroppo però la legge del Rio prevede un prelievo da parte di Roma che praticamente svuota completamente le tasse e non permette più a città metropolitana di poter, al di là di, diciamo, pagare le normali spese correnti, di poter fare dei grandi progetti, di poter pagare delle grandi opere. Io parlo di città metropolitane, non parlo del comune di Milano. Certo. Questo ovviamente è una forma di federalismo all'incontrario, che invece di potenziare gli enti locali come dovrebbe fare un reale federalismo, lo depotenzia e lo rende addirittura un ente quasi inutile. Ecco, noi invece crediamo che con il nuovo governo enti locali, soprattutto enti locali importanti come Milano, abbiano maggiori risorse, maggiori possibilità di gestire le proprie risorse. Noi abbiamo fatto un referendum il 22 ottobre scorso che chiedevamo maggiore con cui si chiedeva
maggiore autonomia per la Lombardia. Bene, il 40% dei lombardi ha votato sì, e questo voleva dire praticamente poter dare maggiori deleghe alla regione Lombardia, quelle deleghe che in questo momento sono a capo dello Stato. Intanto è confermato l'incontro, la convocazione, perdonatemi, tra il presidente Mattarella e il candidato premier, non candidato da se stesso quanto dalle formazioni politiche, Conte al Quirinale, alle 17.30, 02 39 35 22 14. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Sono Carlo da Milano. Buongiorno. Prego, Carlo. Volevo chiedere a Max Bastoni. Sì. Ormai siamo alle battute finali, dovrebbe partire il governo, questo bicolore Lega 5 Stelle, sì. Ma è un'anomalia per l'Italia, forse il primo governo che nasce con due programmi e due visioni completamente diverse, e qui ci sarà la capacità di dover fare una sintesi con un programma che è talmente vasto ed implica talmente sovvenzioni da una parte e dall'altra, che sarà difficilissimo trovare sia le coperture, ma anche proprio dal punto di vista di ideologie. Non penso a Bastoni che qui bisogna chiarire con l'elettorato definitivamente se vogliamo avere una visione dello Stato federalista o se vogliamo ancora dipendere con una visione di tipo romano-centrica. Questo forse è forse arrivato il momento di decidersi. Grazie, Bastoni. Grazie. Grazie a lei. Prego. Ma io ovviamente sfondo una porta aperta, cioè io sono assolutamente dell'idea che lo Stato vada riformato nella sua forma, quindi dal centralismo romano-centrico di cui parlava lei sarebbe assolutamente necessario passare a una forma di Stato federalista. Pensate un po', ogni anno la Lombardia lascia a Roma ben 54 miliardi di residuo fiscale. Il residuo fiscale è la differenza che c'è fra ciò che noi versiamo e ciò che ci viene restituito in termini di servizio. Bene, noi lasciamo là ancora 54 miliardi. Sarebbe ovvio, Maroni, quando era presidente della regione, diceva sarebbe giusto e normale che almeno la metà potesse ritornare sul nostro territorio per far sì che siamo noi stessi, cioè la nostra regione, a poterli investire in grandi opere. Prima l'amico parlava di alcune opere importanti per Milano, come le infrastrutture, come la metropolitana, come i trasporti. Pensate, ci sono diversi chilometri ancora in Lombardia dove il trasporto pubblico viaggia su un unico binario. Bene, sarebbe naturale cercare almeno di raddoppiarlo, o perlomeno sarebbe naturale poter far sì che Regione Lombardia potesse essere l'unico ente che gestisce i trasporti sul proprio territorio. Oggigiorno non è così. I binari, per esempio, la rete ferroviaria viene gestita ancora dallo Stato, e questo secondo noi è una cosa sbagliata. I trasporti sono fondamentali per il territorio, soprattutto per un territorio come quello del nord di tutto il paese. Pensiamo alla Lombardia, al Piemonte, anche al Veneto, dove praticamente passa tutto un traffico su binari che attraversa l'Europa. Quindi è chiaro che noi potremmo fare molti maggiori investimenti con uno Stato federalista, quindi io sono assolutamente d'accordo. Per quello che riguarda questo governo, che il signore diceva abbastanza anomalo, in Italia di anomalie ne abbiamo viste tante, abbiamo visto Forza Italia e PD appoggiare il governo Monti. Però lei sarebbe mai aspettato un giorno che la Lega sarebbe riuscita, sempre che ci riuscirà poi, a fare un governo che teoricamente possa reggere 5 anni con 5 Stelle? Mi risponde dopo, andiamo un attimo al telefono, poi andiamo in pubblicità, sì, e riprendiamo da questo tema. Pronto? Buongiorno, sono Gaetano. Buongiorno Gaetano, ben trovato. Buongiorno a tutti. Partiamo dall'ultima che ha detto Bastoni. Sì. Siccome c'era il referendum che è stato fatto a Lombardia, sì, allora in questo caso, essendo un governo di quelli che appoggiavano, l'hanno appoggiato tutti, anche il PD l'aveva appoggiato, io vi auguro che lo manterrete, ma non all'ultimo mese dei 5 anni, che lo manteniate almeno il primo anno, il secondo anno,
La seconda cosa, in caso di fallimento di questo governo, ho sentito che alle 5:30 va lì e gli dà l'incarico. Esatto. Cosa ne pensa di quello che sta dicendo la Meloni e Berlusconi? Significa in pratica che voi col centrodestra, se sono coerenti di quello che dicono, non farete più l'alleanza, perché sennò sarebbe veramente una presa per il culo per i cittadini, scusate la frase. No, no, e l'ultima cosa, sì. Quando parlate che bisogna governare l'Italia, io vi auguro, in questo caso vi auguro veramente, che riusciate a dare lavoro ai giovani, anche se mi sembra un po' faticoso, specialmente nel meridione, o delle strutture che mancano. Arrivato a un certo punto, io sono del PD, te lo dico chiaro e tondo, io vi auguro veramente che riusciate a risolvere queste situazioni che si sono create in Italia. Ciao a tutti. Grazie, grazie mille Gaetano, rispondiamo tra poco. 02 39 35 22 14, continuate a chiamarci fino alle 14:30. Me Tomorrow Live tra poco. Nuovamente in diretta, Me Tomorrow Live con voi fino alle 14:30 con il consigliere comunale in quota Lega Massimiliano Bastoni. Ripartiamo intanto dalla mia domanda, poi giriamo quella di Gaetano. Anzi, partiamo dalla domanda di Gaetano: che futuro c'è a questo punto per la coalizione di centrodestra, cioè oltre al di là delle parole oggettivamente? Ma il signore diceva nel caso in cui si dovesse diciamo chiudere in maniera negativa questo governo e quindi tornare alle urne, noi non dovremmo più presentarci insieme, in seguito alle parole della Meloni e di Berlusconi. Guarda, io posso dire la mia esperienza dal punto di vista locale. Dal punto di vista locale, sia in regione che in comune, noi siamo in regione in maggioranza, in comune all'opposizione, e devo dire che lavoriamo benissimo sia con Forza Italia che con i colleghi di Fratelli d'Italia. Lo facciamo da diversi anni, perché dal punto di vista locale il programma corrisponde molto. Noi parliamo di sicurezza, parliamo di volontà di avere maggiore autonomia per i nostri territori, parliamo di una serie di riforme locali che noi vorremmo venissero attuate in regione e in comune, quindi diciamo che la pensiamo alla stessa maniera su parecchi, su molti punti di vista. Dal punto di vista governativo, purtroppo io in questo momento non possiamo pensare cosa succederà ancora prima che inizi il governo, se il governo dovesse fallire. E ovviamente noi dobbiamo augurarci che questo governo, e ci crediamo molto perché abbiamo sottoscritto un contratto con i 5 Stelle, questo governo duri, e duri il più possibile, e duri addirittura per 5 anni se possibile. E che Giovanni, porti... tu da cronista come la vedi? Cioè, più la coalizione di centrodestra che poi l'unione di governo, perché secondo me è comunque un tema importante, anche perché di fatto la Lega, che oggi probabilmente riceverebbe, almeno stando ai sondaggi, almeno un 5-6% in più di quanto ha ricevuto poi il 4 marzo, però di fatto si parte da una coalizione ben come dire, delimitata, con Fratelli d'Italia, con ovviamente Forza Italia, con Fitto. La vedo difficile, francamente. I programmi sono riusciti, in qualche modo sono riusciti così a sposarli, però insomma, si segnala che se dovrebbero esserci almeno 50, 70 miliardi a disposizione per realizzare questo programma, con poi tutte le ripercussioni europee che sono già in atto. Insomma, francamente la vedo difficile, dopodiché è giusto che si vada avanti e si faccia questo tentativo. Proviamo a tornare intanto al telefono, poi andiamo avanti a parlare ovviamente di questo tema e poi di come la Lega di fatto si è trovata a dover fare un governo con i 5 Stelle dopo insomma anni in cui sicuramente non se le sono mandate a dire. 02 39 35 22 14, pronto? Pronto, buongiorno, mi chiamo Anna. Mi chiamo da Milano. Buongiorno Anna, prego. Ecco, premetto subito che, pur essendo leghista, a me questo governo non è piaciuto. Non è piaciuto il pensiero che la Lega si mettesse con i 5 Stelle, per esempio c'è il fatto che i 5 Stelle, io li ritengo, sento
sento un rimbombo dalla mia voce. Signora, non riesco a dire con mai. Probabilmente se le ha completamente abbassato completamente il volume del televisore? L'ho tolto completamente. E allora guardi, cerchi di staccare solo la cornetta dall'orecchio, quindi semplicemente a parlare dalla parte del ricevitore, così almeno non ha il fastidio dall'orecchio, però riesce a comunque parlare con noi, visto che noi comunque la sentiamo bene. Sì. Ecco, perché io ritengo i 5 Stelle che non siano adatti per tantissimi motivi. Quindi lei è leghista, ha detto, giusto? Sì. Io sono leghista, sì. Okay. E mi dispiace, pensavo che, ecco, siccome hanno sempre detto questo qui era un governo a trazione leghista, no? A me non pare, quando ho visto ieri porta a porta e hanno fatto vedere l'elenco dei ministri, io mi sono sentita veramente male, caro mio Bastoni. Mi sono sentita veramente male perché fare di infrastrutture, lo sai chi glielo danno le infrastrutture? Alla passionaria della Notam. Infrastrutture e trasporti. Le riforme per l'autonomia, le riforme ce l'ha 5 Stelle. Ce l'ha 5 Stelle, poi non solo, il lavoro e l'industria ce l'ha Di Maio. La difesa. Quindi signora, fondamentalmente Anna, gli esteri, tutto hanno. Anna. Sì. Quindi ovviamente secondo lei, al netto che ovviamente dobbiamo basarci su delle votazioni, quindi è chiaro che al di là di quella che potrebbe essere poi la situazione se andasse a votare oggi, ma rimanendo a quei voti, i 5 Stelle hanno, non dico doppiato la Lega, però insomma andare al voto subito. Si deve andare subito. Grazie intanto, subito. Grazie mille, grazie. Comunque appunto, sì. Mi sembra che la Lega abbia fatto un buon affare, mi dispiace doverlo dire, ma è così. Se voi pensate di avere la città metropolitana con la Pedemontana, con la TAV, ve la sbagliate in grosso, perché sono tutti meridionali oltretutto. Grazie Anna. Tutti meridionali sono. Vabbè, è quello, grazie, nel senso, mi sembra una cosa così preoccupante. Grazie, niente, poi c'è stato un'escalation. Di vetero leghismo. Un hype, sì, esatto, infinito. No, però il tema che la signora Anna snocciola non è da sottovalutare, perché c'è il leghista tradizionale che si sente tradito e oltretutto è piuttosto oggettivo, ma è anche normale per le votazioni del 4 marzo, che effettivamente ci sia uno sbilanciamento tra Lega e 5 Stelle, non, peraltro come dire, certificato anche dal fatto che fino a ieri sera sembrava addirittura che Di Maio, non dico sarebbe riuscito, ma quasi, a imporre se stesso Premier. Sta un po' calando le braghe Salvini, lo dico proprio gergalmente. Guardi, io ho... non sono certo un fautore o uno di quelli che, e così torno anche alla sua domanda di poco fa, se avesse mai immaginato, diciamo che io non mi entusiasmo il Movimento 5 Stelle, non mi entusiasma per il loro modo di fare politica e non mi entusiasma neanche per il fatto che probabilmente per alcuni versi ci distinguono molte cose. Ecco, detto questo, ovviamente io avrei preferito un governo di centrodestra fatto solo dalle forze di centrodestra con le quali poter governare questo paese. Così non è stato possibile perché è stata fatta una legge elettorale che ha impedito che ci fosse un vincitore alle elezioni. E pertanto anche dire andare al voto subito è vero, ma quale sarebbe stato il risultato? Di avere la situazione esattamente uguale a quella che c'è adesso. Pertanto si è cercato di mettersi intorno a un tavolo le due forze che maggiormente hanno avuto successo alle elezioni e cercare di mettere insieme un programma che potesse essere il più possibile condiviso. E ognuno ha messo sul piatto, diciamo così, le argomentazioni che meglio credevano. Per quel che riguarda le posizioni, le poltrone, ieri sera
Salvini è stato chiaro, lui dice noi abbiamo preferito anteporre il programma alle poltrone, pertanto abbiamo rinunciato ad avere i presidenti di Camera e Senato, abbiamo rinunciato ad avere il Premier e abbiamo rinunciato anche ad avere un numero, diciamo così, alto di ministri, perché abbiamo preferito pensare al programma, perché noi vogliamo cambiare questo paese radicalmente, vogliamo cambiare il paese proprio dal punto di vista del sistema politico, culturale, se vogliamo, amministrativo, sociale, e per fare questo probabilmente è stato necessario dover fare questa scelta. Non lo so se questa scelta è stata una scelta che pagherà in senso positivo per il futuro, questo sarà solo la storia a dimostrarcelo, però certo è che per la prima volta c'è stato un partito, e di questo devo darle atto, chi mi conosce sa quanto a volte sono stato critico anche su alcune determinate azioni dell'attuale segretario federale della Lega, però bisogna dare atto che per la prima volta c'è stato uno dei due maggiori partiti che si è seduto a un tavolo e non ha fatto una questione di poltrone. Dopodiché abbiamo pagato in termini, diciamo così, di partito. Vedremo, intanto noi poi cerchiamo di portare a casa un risultato, che è quello di portare a casa questo cosiddetto contratto. Tra poco, Giovanni, vengo anche da te. 02 39 35 22 14, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno signora, come buongiorno. Si chiama? Come si chiama signora? Mi chiamo Maria. Prego. Niente, parliamo di questo governo. Io di non questo, ho fiducia, specialmente di Salvini. Io non? Non ho fiducia. Ah, non ha fiducia. Di Salvini. Perché Salvini ha cambiato tante volte. No, non ho fiducia di Salvini. Sì, signora, abbassi il volume. Signora, abbassi il volume, no, del TV. No, è basso il volume. È lo azzeri, ok. Grazie. Sì, ecco, ecco. Sì. Allora, ripeto. Sì, che non ha fiducia di Salvini perché tante volte ha. Perché tante volte ha parlato proprio alla fanfara. Ecco, non mi va come persona. Ha parlato alla fanfaresca. No, sì. Ha detto tante cose in campagna elettorale, con, sì, anche con De Maio, ne ha dette di tutti e di più. Adesso si è messo assieme. Però io le auguro solo, guardi, non voglio essere cattiva, non voglio, ma le auguro che vada avanti un mese e poi dopo tornare alle elezioni. Per me è questo. È una cosa, volevo dire, ripeto ancora, gliel'ho detto anche altre trasmissioni, ma la Lega è sempre quella che ha il banco da parlare, di altri sono lì che cosa fare? Parla sempre quello della Lega, l'altro signore che ci è seduto è di scaldare il posto. Ah, dice noi, pensavo stesse, sì, parlando di massimi sistemi, no, ma è perché... Scusi, mi hanno fatto delle domande, no, io ho risposto. Mi ha stupito. No, l'ospite politico è Massimiliano Bastoni. Giovanni Seu è un collaboratore di Me Tomorrow e al di là che fuori è libero di fare quello che vuole, ma nella fattispecie è apolitico, quindi io sono giornalista. Ecco, è giornalista come me, capito signore, per questo è per questo motivo. Però signora, guardi, posso dirglielo chiaramente, perché mi fa molto piacere dirglielo. Il nostro Giovanni Seu, che è molto bravo anche a cercare gli ospiti che vengano mercoledì, sì, oggettivamente, sì, in un orario infame qui su Milanau dalle 13.30 alle 14.30, ha chiamato, no, gli dico io che è un orario infame per noi, ma al di là di questo non è una polemica, ha chiamato chiunque, ha chiamato amici del PD, amici dei 5 Stelle, amici di Forza Italia, amici di chiunque, evidentemente c'è gente o che o è impegnata in questo orario a mangiare, o evidentemente si sente superiore da non venire a Milanau, o comunque ci porta evidentemente a parlare quest'oggi solo con Massimiliano Bastoni, capisce? Sì, sì, no, comunque come... Ripeto, questo è il tema. La missione a me piace. Ah, io la ringrazio. Mi piace. Mi fa molto piacere. Ecco. No, capito, però solitamente noi cerchiamo di fare un controcanto, ma se non rispondono i nostri ospiti è difficile poi. Va bene, comunque, niente. Possibili ospiti. Questo a dire che spero che il governo duri un mesetto e poi tornare al voto. Non so signora quanto ci possa far comodo, però grazie intanto, grazie mille, andiamo avanti a parlare dopo, mi fa piacere tornare anche sul tema di oggi, su Palermo chiama Italia, quindi insomma svicoleremo un momento dalla realtà politica del momento. 02 39 35 22 14, pubblicità tra poco.
Nuovamente in diretta, Mitumoro Live con voi fino alle 14.30, 02 39 35 22 14, potete continuare a chiamarci. Mi fa piacere tornare sul tema di oggi, insomma, in una giornata molto ricca a livello politico, ma non dimentichiamo che 26 anni fa, insomma, ci fu una delle stragi più inconcepibili, e mi fermo qui perché insomma potrei anche dire cose peggiori, però dell'era contemporanea a Capaci, che però fu solo l'inizio di un boomerang che per fortuna insomma aiutò alla fine, non purtroppo a sconfiggere definitivamente, ma quantomeno a fare molta luce sul movimento mafioso che ebbe il suo insomma acume a metà degli anni 90, all'inizio degli anni 90, e poi insomma proseguì anche peraltro con dimostrazioni anche sanguinose a Milano, anche basti solo a pensare insomma a quello che successe poi l'anno dopo. Noi ne parliamo oggi dedicando la copertina di Me Tomorrow. Falcone sorride ancora, Milano risponde a Palermo chiama Italia, che è la manifestazione che ogni anno di fatto raduna tutte le città, tante città d'Italia, tante piazze d'Italia, in particolar modo a Milano, con delle iniziative nelle scuole. Che cosa succede, Giovanni? Sì, oggi ci sono delle belle iniziative al liceo Beccaria e al liceo Volta, con incontri dove si parlerà appunto del tema della mafia, di ciò che è significato, ciò che è stato il sacrificio di Falcone Borsellino. E questo pomeriggio poi ci sarà una cerimonia in piazza Benedetto Marcello, che lo ricordiamo è stata dedicata a Falcone Borsellino, alla quale sarà presente anche il sindaco Beppe Sala. E insomma, devo dire che Milano è una città che si sta distinguendo molto per la sensibilità sul tema della mafia, sul tema della rivolta contro la criminalità organizzata, e il fatto che ci siano così tante iniziative nelle scuole è sicuramente molto importante. Assolutamente, assolutamente sì. Tra l'altro hai anche intervistato insomma uno storico consigliere comunale, ora anche compagno di bastone al consiglio regionale, che è Manfredi Palmeri, da palermitano adottato a Milano, però insomma in quel 92 era proprio a Palermo, aveva 18 anni, insomma ha raccontato un pochino la sua esperienza. Sì, l'esperienza, lui è rimasto coinvolto anche personale, perché lui era amico di uno degli agenti della scorta che fu ucciso nella strage di Capaci, Vito Schifani, e lui racconta che lo conosceva perché entrambi praticavano l'atletica leggera, e lui ha detto che sì, era un po' più grande di lui, Palmieri aveva 18 anni, però era sempre un giovane, questo che perse la vita in quella circostanza, e Palmieri andò ai funerali, della scorta, dove avvenne tra l'altro quel famoso grido della moglie di Schifani, che chiedeva appunto ai mafiosi di inginocchiarsi, chiedeva di averli perdonati a patto appunto che loro si fossero pentiti e messo in ginocchio. Fu una scena molto famosa, ripresa un po' da tutte le televisioni. E lui ricorda anche l'altra strage che avvenne due mesi dopo, perché lui abitava allora a Palermo, abitava non molto distante da Via D'Amelio, dove avvenne la strage, venne ucciso il Borsellino e la scorta, al punto che, racconta nell'intervista, sentì i vetri della casa tremare, quindi insomma, fu un motto evidentemente molto forte. Insomma, c'è una testimonianza, diciamo, molto partecipata di Palmieri, nonostante siano passati 26 anni, ricorda proprio molto, molto bene, con grande passione, ciò che è stato per lui, per la sua famiglia e per tutta la città. Ecco, mi fa piacere ricordare Palermo chiama Italia anche con la vignetta
per noi esclusiva di Michelangelo Manente. Siamo ancora qua ovviamente con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Vicino vedete una vignetta invece completamente diversa, quindi voltando rapidamente pagina. Domani ci sarà l'happy hour dei separati, grazie alla all'associazione AIGES dei genitori separati, che Michelangelo ha interpretato un po' come le tre scimmiette: non vedo, non parlo, non sento. E ovviamente sono Salvini, Di Maio e Berlusconi. Ma Berlusconi adesso, Bastoni, come vi interfacciate con Berlusconi? Bisognerebbe chiederlo a lui che intenzione ha, che cosa ha intenzione di fare. Però io penso che Berlusconi abbia rappresentato una porzione importante della nostra storia, è stato assolutamente fondamentale per certi versi anche alla creazione di un centrodestra che ha governato il paese e non solo il paese. E a un certo punto però la storia va cambiata, a un certo punto in fondo una pagina bisogna mettere un punto, e purtroppo in questo momento non c'erano più le condizioni per poter fare un governo di centrodestra. Io ho sempre pensato che la Lega potesse dialogare maggiormente col centrodestra che non con il centrosinistra, per esempio, e per alcuni versi neanche con il Movimento 5 Stelle. Però evidentemente in questo momento il destino ha voluto che, anche causa, ripeto, per una legge elettorale che non ha dato una vera e propria maggioranza frutto di un risultato elettorale, Lega e 5 Stelle hanno il dovere di provarci, non il diritto, hanno il dovere di provarci, perché io anche facendo attività politica sul territorio, nei gazebo e tutto, era quello che ci chiedeva la gente poi fondamentalmente. E quindi per alcuni versi quando si dice Lega e 5 Stelle sono agli antipodi, sono contrari, per altri versi però la pensiamo in maniera molto, molto simile. Basti pensare alla politica sull'Europa, sull'euro, su ciò che pensiamo di quello che deve essere la classe dirigente politica di questo paese, un certo rigore anche morale, etico che deve avere chi gestisce, chi ha la possibilità di ricoprire certi ruoli. Quindi pertanto ecco, non la vedo come una cosa impossibile. Io personalmente, dal punto di vista locale, anche per le esperienze che ho, credo che col centrodestra in regione, in comune e nei comuni si possa assolutamente ancora governare. Senta, se non ministro, comunque sicuramente già braccio molto importante per Matteo Salvini è Giancarlo Giorgetti. Noi ne parliamo oggi, insomma, anche tra i possibili futuri ministri milanesi, quindi di fatto Salvini, Giorgetti, e per quanto riguarda invece la parte gialla Emilio Carelli. Di fatto Giorgetti, che è già parlamentare da 20 anni, fu prima braccio destro di Bossi e poi di Matteo Salvini. Insomma, com'è la figura di Giorgetti, che è sempre più importante, devo dire, vicino a Salvini? Ma cos'è, anche un po' la coscienza di Salvini? Ma Giorgetti ha sempre avuto un ruolo molto importante nella Lega, fin dai tempi di Bossi. Non è per noi una scoperta di quest'oggi. Lui è stato per diversi anni, per esempio, segretario della Lega Lombarda, cioè noi li definiamo segretari nazionali, che sono i segretari regionali. La Lega Lombarda è il cuore pulsante, se vogliamo, della Lega, lo è stato per diversi anni. Lui lo è stato per tanti anni segretario nazionale della Lega Lombarda. È stato anche un po' il responsabile della politica economica della Lega, quindi è sempre stato una figura centrale all'interno della Lega. Poco conosciuto perché non ama andare in televisione, non ama esporsi, però è sempre stato un protagonista nella Lega. Giovanni, tornando invece ai temi che il governo affronterà in ottica Milano, secondo me due temi ugualmente importanti ma molto diversi tra loro sono migranti e piano periferie. Proviamo a introdurli, così poi coinvolgiamo anche Bastoni, venendo più ovviamente al tema locale. Sì, direi la sicurezza è uno dei temi più sentiti in questo momento in città, come tra l'altro si vede nella rubrica che abbiamo sui giornali, La Milano del Futuro. Spesso e volentieri le persone intervistate dicono che a Milano c'è un problema di sicurezza. Ora, l'amministrazione Sala è favorevole all'impiego di militari in città.
con il governo in cui Salvini dovrebbe avere il Ministero degli Interni, è possibile un supporto da parte del governo nella tutela della sicurezza? Beh, secondo me sì, anche perché noi quando governavamo questa città già l'avevamo fatto, quello dell'esperienza dell'esercito nelle strade. Non so se vi ricordate, l'esercito delle strade è stato tolto subito da Pisapia, che anzi fu uno delle prime atti da sindaco che volle fare all'interno della nostra città, perché diceva i militari, non bisogna militarizzare i nostri quartieri. E la sicurezza per quello che ci riguarda è assolutamente un tema fondamentale. Sala e Maroni si sono già incontrati anche per avere un piano in comune, cioè insieme tra comune e regione, e anche con la possibilità di avere dei fondi da parte di regione per poter investire per esempio nelle periferie, nelle case popolari, perché poi sicurezza è tante cose, non è solo il militare o la telecamera che controlla, è anche la messa in sicurezza di alcune aree dismesse, la messa in sicurezza di alcuni quartieri popolari, pensate un po' Via Bolla, Corvetto, il Giambellino, insomma ci sono tante zone che avrebbero la necessità di un intervento, e questo è possibile se i vari enti collaborano tra di loro, perché la sicurezza non ha un colore politico, la sicurezza è di tutti. Poi ci sono parti politiche che ne hanno parlato maggiormente, parti politiche ne hanno parlato secondo loro perché non era un problema di Milano o non era un nostro problema fondamentale. Sala e Fontana si sono già incontrati per trattare la possibilità di avere un aiuto anche da parte di Regione Lombardia. Penso che sia la naturale conseguenza che ciò avvenga con un governo in cui la Lega è parte in causa. Giovanni? Sì, quindi possiamo dire avremo sicuramente più militari nelle strade, soprattutto nelle periferie. Beh, io adesso questo non glielo so dire, sicuramente ci sarà una politica più sensibile alla sicurezza dei cittadini, questo è senza ombra di dubbio. E quindi questo è sicuramente uno dei temi che verrà prontamente, ci auguriamo, insomma, affrontato una volta che si definiranno tutte, si gireremo insomma tutte le caselle di questo nuovo governo. Ricordo l'appuntamento quest'oggi alle 17.30 con Mattarella. Ci sono già, leggo, un po' di polemiche per la figura insomma di Mattarella, molto come posso dire pesante, ma è normale che debba essere una figura una figura garante in questo senso in un governo che non è formato da un'unica parte politica, ma in maniera paritetica almeno da 2 14 13 02 39 35 22 14. Tra poco l'ultima parte di Me Tomorrow Live, torneremo a parlare di municipi, quindi insomma i top e flop della settimana, e aspettiamo le ultime vostre chiamate allo 02 39 35 22 14. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, Me Tomorrow Live con voi fino alle 14.30. Torniamo a parlare di Fanta Municipio, quindi insomma l'analisi dai 9 municipi della città che ovviamente portano poi, ci porteranno ormai tra poco, insomma Me Tomorrow va avanti fino al 20 luglio circa, e quindi ci porterà ad avere un successore al Municipio 5, vincitore insomma della Coppa del secondo anno del Fanta Municipio. Al momento, se non vado errato, siamo insomma c'è abbastanza bagarre in testa tra Municipio 2 e Municipio 8, ma le prime 4-5 posizioni sono molto vicine una all'altra. Voti sufficienti per tutti questa settimana da Iuri Benaglio. Mi colpisce l'unica insufficienza, e devo dire grave, al Municipio 5. Più parcheggi, meno alberi. La realizzazione del nuovo parcheggio di interscambio nei pressi della M2 di Piazzale Abbiategrasso ha un prezzo alto da pagare. Il taglio di moltissime piante, troppe, a detta dei residenti e dello stesso presidente Bramati, che si è precipitato sul posto. I tecnici sono infatti intervenuti anche in un'area più a sud di Via dei Missali, inizialmente non prevista nel progetto, con buona pace di chi abita in una delle città più inquinate d'Europa. Tra gli altri voti invece segnalo al Municipio 4 la Milano che verrà, perché insomma si è parlato molto questa settimana del nuovo PGT, del piano di governo del territorio in ottica 2030. Il Municipio 4 in questo caso occupa
un posto di rilievo. L'area di Porto di Mare è stata individuata tra quelle adatte a insediare grandi funzioni urbane a uso pubblico. Piazza Corvetto è stata indicata tra le 6 da recuperare e valorizzare come nuova porta d'accesso a vocazione verde pedonale. Infine, in zona Rogoredo si attiveranno incentivi volti a rinnovare il patrimonio edilizio degradato. Cosa ci riserverà e cosa pensa del PGT in ottica 2030, Bastoni, dall'altro punto di vista, dall'altra parte della barricata? Ma io penso che, allora, innanzitutto Milano va verso questa grande innovazione che per certi versi cambierà anche l'aspetto urbanistico della città, che è quella degli scali ferroviari, e quindi già tutto dovrà passare da qui. Gli scali ferroviari attraversano tutta Milano, e quindi questo è un progetto che riguarda tutti i municipi, forse ad esclusione del municipio 1, che però con scala romana in parte coinvolto in qualche modo. E quindi diciamo che è da qui che si dovrà ripartire, da che cosa si vuole fare, quali progetti si vogliono portare avanti, e dopodiché secondo me Milano ha bisogno sicuramente di rivedere alcuni suoi quartieri, e su tutti io penso sempre a Via Bolla. Non è possibile che a Milano esista una realtà come Via Bolla, quindi è necessario fare un accordo tra prefettura, governo, ovviamente Aler, che gestisce quegli immobili, e ovviamente il comune, per capire come poter ridare alla città quella via che in questo momento è in mano alla totale anarchia sociale. E così non può andare, soprattutto perché si tratta di immobili che dovrebbero essere destinati a chi ne ha veramente bisogno. E poi c'è bisogno magari di creare altre realtà che non possono essere solo quelle abitative, ma devono essere quelle di spazi sociali, devono essere, Milano deve avere i suoi polmoni verdi. Quindi secondo me tutto passerà dagli scali ferroviari, però con un intento, che non devono essere solo un'idea per creare nuovi centri commerciali o dar da lavorare ai grandi costruttori, cioè devono essere delle grandi opere messe a disposizione dei cittadini. Giovanni, che se no parli poco, poi la signora Sarrabbia era curiosa, insomma, di avere anche il tuo punto. No, scherzi a parte. Sul tema PGT, verso dove andiamo, e sarà finalmente il piano che ci restituirà degli scali in maniera importante? Abbiamo parlato la settimana scorsa, se non vado errato, sempre grazie a Yuri Benaglio, della novità improvvisa di Porta Vittoria, con insomma questo investimento americano, se non vado errato, che quindi di fatto ha chiuso il bando, perché insomma Porta Vittoria sembra possa avere, con tutti i condizionali del caso a questo punto, un futuro. Sarà il piano degli scali? Dovrebbe essere anche il piano che consente anche un rilancio dell'attività edilizia, che insomma saranno aumentati gli indici, quindi più volumetrie, si potrà costruire di più, e in previsione anche del fatto che da qui al 2030 si calcola che Milano dovrebbe crescere di circa 200.000 persone. Qui le chiedo, visto che questa revisione del PGT tra l'altro è anche un po' in rottura con la linea del precedente PGT, quello di Pisapia e della Vicesa, per intenderci, le chiedo, dovrebbe piacere di più questo nuovo PGT rispetto a quello precedente, o sbaglio? Ma vediamolo, sì, dovrebbe, allora, quello scorso non ci è piaciuto affatto, questo dovrebbe piacere di più perché, ripeto, qua si tratta di veramente rinnovare la nostra città dal punto di vista urbanistico, perché dagli scali passa tutto il PGT, e quindi bisogna capire bene che cosa si vorrà fare in questi scali, bisogna capire quali sono i progetti, però l'importante, ripeto, è che si preveda comunque ancora la possibilità di avere degli spazi verdi all'interno della nostra città, degli spazi dedicati alla socialità, alla nostra città, e non solo centri commerciali, non solo uffici, perché Milano non è solo la città del lavoro, è sicuramente una città che ha determinate necessità, e quindi è ovvio che la parte, diciamo così, produttiva ha delle necessità appunto che devono essere soddisfatte. Però c'è anche una città che vive a Milano e che non solo ci lavora, e quindi pertanto bisogna pensare anche a questo. E poi c'è la
c'è grande bisogno di abitazione per i nostri cittadini. Milano ancora troppe persone sono in coda per l'assegnazione di una casa popolare, questo una città come la nostra lo deve risolvere, quindi sicuramente deve essere previsto anche questo. Il nostro amico che sbuffa già al tele, pronto? 02 39 35 14. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Sono io, sì, sono Valeria. Prego Valeria. Io volevo parlare con Bastoni. Sì, sì. Buongiorno per Bastoni. Lei. Buongiorno. Senta, io volevo parlare di Piazza Sant'Agostino, io abito qua, no? Sono, ho più di 70 anni, dunque storicamente sono nata qua. E c'è, ho visto che c'è un piano di rivoluzionare un po' la piazza creando un giardino. L'idea è bella, ma diventerà come Benedetto Marcello, perché purtroppo in questa zona c'è un consumo enorme di alcol, ci sono molti negozi etnici di alimentari che lavorano vendendo alcolici, il 90% vendono alcolici. Io vado a comprare ogni tanto qualcosa e sento che i ragazzi entrano a prendere birre eccetera, dicono fino a che ora? Minimo fino a mezzanotte. Poi dunque se fanno un giardino con le panchine diventa molto pericoloso, perché già adesso con il parcheggio alla mattina trovano di tutto. Si immagini un giardino. Volevo dare questo allarme. Signora, a onore del vero Piazza Sant'Agostino, poi ovviamente lascio rispondere a Bastoni, già per la conformazione attuale, nel senso spazio eventualmente per bivaccare ce n'è, non è che cambierebbe molto secondo me. Cioè, invece no, che no, guardi, io ci vivo e non c'è bivacco perché è tutto parcheggio. Ah, no, ok, però la parte, però mi perdoni, come Piazza Sant'Agostino non si intende la parte di parcheggio sotto diciamo il salvagente, ma quello slargo che c'è poi per andare in via De Amicis, cioè quella è la parte di Piazza Sant'Agostino. No, è Cesare da Sesto, angolo Sant'Agostino, non c'è nessun parcheggio sotterraneo, c'è la metropolitana, c'è la fermata della metropolitana. Sant'Agostino, sì. Va bene, le rispondiamo intanto signora, grazie. Grazie della vostra attenzione. Ma ci mancherebbe. Buongiorno. A lei, arrivederci. Bastoni. Beh, la signora ha ragione, cioè, è chiaro che quando si creano questi spazi, questi giardini, questi spazi verdi che sono delle gemme all'interno della nostra città, bisogna poi avere la forza di tutelarli. È ovvio che occorre seguire una politica che metta al centro la sicurezza e la tutela dell'ambiente, soprattutto laddove già oggi c'è un rischio dimostrato, perché quello ce lo dice la signora, ci sono diciamo diverse situazioni che porterebbero a far sì che quel giardino, invece che diventare una gemma all'interno della nostra città, diventi un luogo di degrado totale che addirittura fa più male alla città che non averlo. Quindi io sono per farlo, io personalmente sono per farlo e per mettere in atto tutte quelle politiche che però lo difendano quello spazio. Purtroppo è vero, è brutto, dove c'è un giardino non dovrebbero esserci militari, polizie, telecamere, camionette, dei carabinieri che girano, però se questo è necessario per difendere quello spazio facciamolo, cioè poi non diciamo militarizziamo la città, noi non vogliamo militarizzare la città, però se occorre difendere i nostri angoli di verde dobbiamo farlo. Io sono per farli i giardini là dove si fanno, però non sono per toglierli, perché Milano ha bisogno anche di questi spazi. Chiusura finale, gli ultimi due minuti di trasmissione su quello che secondo voi la previsione di ciò che succederà alle 17.30 nell'incontro tra il candidato premier di fatto di 5 Stelle e Lega, Conte e Mattarella. Bastoni? È evidente, da aver dato l'incarico a Conte, che penso che si prenderà quei due giorni per poter dare l'elenco dei ministri. È la scelta giusta, Giovanni? Non lo so, da cittadino me lo auguro. L'unica cosa, ho paura che salti fuori qualcosa nelle prossime ore, visto che sono tutti alla ricerca sempre adesso di qualche scheletro nell'armadio. È possibile pure che salti fuori ancora all'ultimo minuto qualche cosa. Salterà fuori ancora qualche scherzo di Di Maio che alla fine porterà ancora Di Maio premier? No, ma non può essere. Non può essere, perché se non sarà Conte non si farà più nulla, questo sono stati chiari, ma è stato chiaro lo stesso Di Maio, quindi non penso che ci sia possibilità in questo momento di avere un'alternativa a Conte.
Ok, vabbè, insomma, ce le registriamo queste parole. Ovviamente io ringrazio i miei ospiti, il consigliere comunale della Lega Massimiliano Bastoni. Grazie a voi dell'invito. Ovviamente ringrazio la preziosa collaborazione per Me Tomorrow da Giovanni Seu. Grazie. Grazie mille Giovanni. Oggi in distribuzione, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ovviamente dalle 16.30 Me Tomorrow con uno speciale, insomma, governo giallo-verde, quindi quello che Milano potrà, ciò di cui Milano potrà, insomma, giovare questa tipologia di governo, mentre noi ci ritroviamo mercoledì prossimo, come sempre, dalle 13.30 alle 14.30 qui su Milanau con Me Tomorrow Live. Io ricordo ovviamente che potete scriverci tutti, evitare di chiamarci perché è un numero a cui non rispondiamo, però insomma il nostro WhatsApp è sempre attivo al 331 95 25 828, quindi tutti i giorni H24, insomma, le vostre segnalazioni, noi siamo pronti a rispondere assolutamente alle vostre segnalazioni. Grazie ancora, gli amici di Milanau, continua la programmazione del canale. Ciao.